Ciao a tutti ragazzi e bentornati. Come probabilmente avete visto dalla copertina o dal titolo di questo video, oggi parliamo di televisori, ma non tanto della tecnologia del televisore, nemmeno del polliciaggio, della marca, ma piuttosto del cosa dovreste stare attenti, del cosa qualcuno vi dovrebbe dire prima di acquistare un nuovo televisore, visto che proprio qualche giorno fa mio fratello ne ha acquistata una nuova e non gli sono state dette tutte le specifiche quando si è portato a casa quel televisore. Lui, non essendo smanettone, è diventato piuttosto matto poi per andare a sistemare questa nuova TV, e visto che è successo a lui probabilmente potrebbe succedere anche a molti di voi. Quindi la chiacchierata di oggi serve più per farvi capire perché dovreste stare attenti prima di acquistare un nuovo televisore, e quindi insomma, se avete voglia, continuate a guardare il video fino alla fine. Ma prima di cominciare ragazzi, vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'aveste fatto, di mettere un bel like a questo video, è molto importante, e se avete voglia, sempre in descrizione troverete anche il mio canale Telegram delle offerte, dove ogni giorno vi propongo tutti i minimi storici presenti su Amazon, dove potreste fare degli ottimi acquisti. Ma detto ciò, cominciamo a vedere insieme quello che è successo e del perché di questo video. Comincerò questo video facendovi una domanda. Vi siete mai chiesti come mai all'interno degli ipermercati dove andate a fare la spesa con il carrello con vostra moglie trovate solitamente dei televisori di grande polliciaggio, come possono essere dei 55, dei 60 pollici o anche più piccole, con un prezzo molto più aggressivo rispetto ad un Media World, ad un Unieuro? Ma soprattutto vi parlo di televisori di brand famosi come Samsung, LG e quant'altro. Ovviamente ragazzi, ci tengo a precisare che non è così ovunque e non è così per tutti i televisori, ma può capitare che acquistando una TV all'interno di questi ipermercati vi portate a casa davvero un televisore con un prezzo incredibile, ma con alcune sottili differenze che possono farvi smattare nel momento in cui le portate a casa. All'interno di questi grandi ipermercati solitamente non si trovano solo brand che non avete mai sentito, ma spesso e volentieri gli sconti più forti sono su televisori Samsung, LG, che effettivamente uno dice: cavolo, una televisione di questo genere a meno di 400 euro è davvero un affare. E infatti ragazzi lo è, non ci sono differenze alcune per quanto riguarda il pannello, la qualità di quel televisore. Quello che cambia, e che può cambiare solitamente, è il software di quella TV. Quindi ragazzi, il primo consiglio che voglio darvi prima che voi andiate a spendere i vostri soldi per acquistare questo televisore è che voi chiediate chiaramente al commesso o a chi sta seguendo quel reparto se il televisore in offerta è importazione oppure no. E vi racconto questa cosa ragazzi perché proprio qualche giorno fa mio fratello ha acquistato un televisore da 55 pollici Smart TV importazione, e lui non lo sapeva e purtroppo non gli è stato detto, perché alla fine diciamo che le cose che più ci interessa sapere è se la televisione funziona bene, se ha una buona qualità e se il decoder integrato è di ultima generazione. E a queste domande la persona che ha venduto il televisore a mio fratello ha risposto correttamente: sì, il decoder è di ultima generazione, sì, il televisore è Smart TV e sì, il televisore funziona perfettamente. E quindi qual è il problema? Il problema è, ragazzi, che quel televisore, una volta che è stato installato, che è stata installata la rete wifi, che è stata messa la lingua italiana, alla ricerca dei canali non c'è Italia, c'è Bulgaria, c'è Grecia, ci sono mille paesi, ma manca l'Italia, e si può solo selezionare altro. Facendo così, ragazzi, la televisione va a prendere tutti i canali che riesce a recuperare tramite l'antenna dell'abitazione di dove abitate, però questo comporterà un piccolo problemino. Quella TV non vi darà Rai 1 sull'1, Rai 2 sul 2, Rai 3 sul 3, Rete 4, Canale 5, Italia 1, con l'ordine LCN previsto per il nostro paese, ma vi smarmellerà i canali in tutti i numeri presenti del televisore. Quindi Rai 1 potrebbe trovarsi sul 108, Rai 2 sul 25, e quindi ragazzi, sostanzialmente voi andate avanti con il telecomando e non avete un ordine logico rispetto a tutti i classici televisori a cui siamo abituati solitamente. Pensate ragazzi che appena mio fratello mi ha detto: ho acquistato una nuova TV, e gli ho chiesto: ma dove l'hai acquistata? E lui mi ha detto: beh, al supermercato X. Appena mi ha detto così gli ho detto: ma scusa, ma i canali sono in ordine giusto?
Mi fa, no, taci, è mezz'ora che ci sto provando. Per sopperire, diciamo, per aggirare questo problema, attualmente basta mettere un televisore Samsung, per quanto riguarda quello di mio fratello, con come ricerca canali in Grecia, e automaticamente lui andrà a pescare i canali nell'ordine corretto, quindi Rai 1, Rai 2, Rai 3, e quindi fin qui va tutto bene. Ovviamente però, ragazzi, non potevo fermarmi qui. Quello che ho fatto questa mattina è stato proprio chiamare Samsung Italia per capire se i televisori pensati per il mercato europeo, quindi non italiani, abbiano poi altre differenze per quanto riguarda la garanzia. Allora, da Samsung è stato detto che tutti i televisori comprati importazione ma della comunità europea, quindi facenti parte della comunità europea, possono tranquillamente essere riparati anche nei centri di assistenza Italia. Una differenza invece molto particolare che può esserci da un televisore pensato per l'Italia, venduto per il nostro paese, rispetto ad un televisore pensato per la comunità europea, quindi tipo quello che ha comprato mio fratello, è che se questa TV si rompe non potrà essere ritirata e, diciamo, a domicilio dall'assistenza Samsung Italia. Pensate di comprare un 75 pollici, che questo dopo 2 mesi si rompa. Ecco, se comprato per il mercato italiano, chiamate l'assistenza Italia di Samsung, vi verrà ritirato a domicilio, quindi senza costi, e vi verrà riparato e riportato a casa senza spendere nemmeno un euro. Ecco, se voi comprate un televisore importazione, invece dovrete caricarlo voi, portarlo voi in assistenza e poi riportarvelo a casa. Poi ci sono altre sottili differenze, non proprio sottili, per quanto riguarda i pannelli, i pixel. Se avete dei pixel bruciati o meno, i televisori con garanzia europea hanno, diciamo, una garanzia differente rispetto a quelli Italia. Qui non vado troppo nello specifico, perché anno per anno queste cose cambiano, e quindi non è detto che quello che vi sto raccontando oggi sia uguale fra 6 mesi, fra un anno o 2 anni fa. Quindi, ragazzi, fate attenzione anche a questa cosa. Detto ciò, ragazzi, ripeto, non è detto che sia così per tutti gli ipermercati, ma un consiglio che voglio darvi da vecchio commesso di 10 anni è che prima che voi acquistiate un nuovo televisore, fate tutte le domande del caso, soprattutto se quel televisore è importazione oppure no. Allora, in quel caso sapete già che vi state portando a casa una televisione import con dei problemi, magari proprio per quanto riguarda la localizzazione e l'ordinamento dei canali, ma ne siete consapevoli, piuttosto che dire attenzione, non mi comprerei mai un 75 pollici di una misura enorme che poi, se mi si rompe, non saprei nemmeno come portarlo al centro di assistenza. Fate tutte le vostre valutazioni, perché spesso il risparmio così forte legato in determinati posti è dipeso proprio da questi fattori. Bene, ragazzi, per oggi è proprio tutto. Come sempre, se vi va, arrivati qui alla fine del video, vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'aveste fatto, di mettere un bel like a questo video, e noi ci vediamo presto per un'altra chiacchierata sempre qui sul mio canale YouTube. Ciao a tutti, ragazzi, e a presto.